Da Max Berrofronzo, benvenuti a un nuovo episodio dell'Alta. Oggi è il 1° di aprile e io sto diventando deficiente perché l'illuminazione fuori è troppo alta e non so come regolare le scuri in maniera tale da avere una illuminazione ottimale che non faccia pugni con il mio chroma key, ma che mi permetta comunque sia di non registrare da uno sgabuzzino o comunque dalle profondità marine di una qualche grotta sotterranea. Comincio immediatamente con le cose significative che sono successe un sacco di tempo fa in questo 1° di aprile. Nel 1957 la BBC, tramite il suo programma di notizie Panorama, mostra un documentario nel quale ci sono un sacco di famiglie svizzere che, tramite una procedura agricola particolarmente complessa, sono finalmente riusciti a far crescere gli spaghetti sugli alberi. Nel 1961 il quotidiano italiano La Notte annuncia che a Milano è già stata approvata ed è in via di implementazione la famosa legge che prevede di mettere una targa ai cavalli in maniera tale che possano essere meglio riconosciuti dagli automobilisti per le strade. Nel 1976 il famoso astronomo e conduttore radiofonico inglese Patrick Moore annuncia tramite il canale della BBC che sta per verificarsi un allineamento tra Giove e Plutone con la Terra rispetto al Sole. Questo allineamento, previsto più o meno per le 9:47 del 1° di aprile, per l'appunto, avrebbe permesso a tutti quanti gli abitanti della Terra di sperimentare l'annullamento della gravità per qualche secondo. Patrick Moore quindi alle 9:47 diede questo tipo di segnale e invitò tutti quanti i suoi telespettatori a compiere un piccolo balzo per sperimentare gli effetti dell'annullamento di gravità sulla Terra e fluttuare per qualche secondo. In quel giorno e in quello successivo il centralino della radio venne tempestato di telefonate disposte a giurare che questa cosa era successa davvero. Nel 1995 l'Irish Times riporta la notizia che la Disney ha intenzione di acquistare la salma di Vladimir Lenin per poterla esporre all'interno di uno dei suoi parchi di divertimenti. Nel 1998 il mensile New Mexican for Science and Reason del numero di aprile aveva annunciato che il Consiglio di Stato dell'Alabama aveva deciso di modificare il valore del pi greco, portandolo dal vecchio 3,14 eccetera 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 al molto più semplice valore 3. Il motivo di questo arrotondamento non era tanto per, diciamo così, la semplificazione dei calcoli, quanto per riavvicinarsi di più alla costante che viene così spesso menzionata all'interno della Bibbia. Infine nel 2014 il Large Hadron Collider di Ginevra annuncia che in seguito al cortocircuito di un magnete è stata accidentalmente scoperta la forza di guerre stellari. E questo, signori, era tutto quanto per questo 1° di aprile. Tutte quante le notizie che io vi ho riportato sono state veramente riportate dai quotidiani e dai siti di informazione che io vi ho menzionato e sono passate alla storia come alcuni tra i più enormi e importanti e colossali pesci d'aprile dell'umanità. Molti altri non hanno trovato spazio all'interno di questa rubrica, ma ci sono state delle persone che tramite i comunicati radio hanno scoperto che sarebbero sbarcati gli alieni e hanno convinto un sacco di persone della storia. C'è stato un quotidiano di informazione che aveva convinto tutti quanti gli spettatori e i possessori di un televisore in bianco e nero che era possibile tramutarlo in un televisore a colori semplicemente mettendo davanti allo schermo una calza di nylon e un sacco di altri. Comunque sia, io qui sotto adesso in descrizione, oltre ai vari link di rito, vi lascerò un sacco di link interessanti, come per esempio il documentario della BBC dove effettivamente si dimostrava che gli spaghetti crescevano sugli alberi. C'è stato tipo uno spam di telefonate allucinante di agricoltori che volevano informarsi dove si potessero comprare delle sementi tanto miracolose, e l'articolo originale del CERN che dice: ragazzi, abbiamo scoperto la forza di Star Wars. Domani uscirà un doppio episodio logicamente della Alta, dove effettivamente verranno spiegate e verranno menzionati tutti quanti gli avvenimenti storici veri questa volta che sono successi nel 1° e nel 2° di aprile, e in questa maniera tra l'altro riesco anche a colmare il gap che c'era venuto a creare durante la mia permanenza a Londra, quando io ho compattato 2 giorni in una puntata sola perché mi pare nel 13 non c'era successo niente di particolare. Vi invito qui sotto a farmi sapere tutte quante le vostre impressioni, vi do come al solito appuntamento a domani per la doppia puntata e, considerato che non altro rimasto a dire, dal vostro capitano Max Berrofronzo, adios a todos.